Siamo a Campochiaro, piccolo paese alle pendici del Matese, siamo alla 7ª edizione della rievocazione storica, manifestazione che si ripete ormai da 7 anni e ogni anno rievoca tempi del passato e momenti di vita contadina. Quest'anno rievocheremo i primi 30 anni del Novecento attraverso la voce narrante di Giulio Pittarelli, illustre campochiarese che rientra dal suo soggiorno romano e ritrova una Campochiaro mutata. Ciao amici di Molise Web TV, oggi andiamo a Campochiaro, dove, come ci ha detto la presidentessa della locale Proloco Agorà, Giulio Pittarelli, si è svolta una manifestazione molto particolare, e cioè una festa nel borgo, ricordando così i tempi del primo Novecento. Con il patrocinio del Musec di Isernia, che ha concesso anche l'uso di costumi d'epoca, e con il dottor Scasserra sempre lì, pronto a curarne la loro corrispondenza al passato, Campochiaro è tornata a vivere. Stradine e vicoli, angoli abbandonati, hanno regalato, grazie alla performance di vari campochiariesi, attimo di spensieratezza, scenette di una vita di un tempo. Hanno letteralmente trasportato i visitatori una realtà di certo più a misura d'uomo, dove la tecnologia digitale ancora non era neanche pensabile, ma dove i sentimenti e i rapporti umani erano alla base di una vita vissuta, più schietta, sincera. Lasciamoci allora coinvolgere in questa festa, perché tale è stata, gustando alcuni momenti particolari della manifestazione e ringraziando tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a renderla tale, ringraziandoli per questo spaccato di vita vissuta, regalata da persone che hanno molti difetti, amano troppo il loro paese, le loro tradizioni, le loro peculiarità e, in ultima analisi, amano la vita vera, da vivere appieno. Sperando allora di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo. Tenevano marita americane, uè, tenevano marita americane, uè, che me mannava cosa renare, tutte butte a cattane senza sparagna, e varu me le marite reru paese, uè. Poi se cagnate tutte rendano un mese, somba la rondinella e come te voglia ma. Ma una mancanza pure ce l'hai fatta, uè uè. Ma una mancanza pure ce l'hai fatta, uè uè. E vanno figlie mona tenga quattro, somba la rondinella e come te voglia là. No, ne troppo. Ma come? Ma guarda come ti sta bene. Guarda. Ma non mi piace a me. Ma non è garbata, garbata. La ma tu la garbata. Ma parte tu. Calmati un po'. Vuoi vedere questa qua? Questo è d'oro, oro. Girati, girati. Ma femmina resti a me. Ma questa volta te l'ho anche ragione. Perché questa non è per te. Allora, perché fa così? Questo non è per te. Tante vere. La Lucana, la sapevo. Lucana, ma tu l'hai pigliato su cane? Ma ci mancava un cane! Me l'ha portata un figlio di 6 anni, ma qua si chiama Cascia, Rite. Rite scasciateca. Ma che ne sa, ci fissi cane nel nome moderno, Cascia. Non lo potevano chiamare Zir, Taute, che ne sa, Sasha.
cascia. Tu sei un taut. E Luca, e l'aglino. E le pecora, vi? Le papere le vici con te, no, non le vuole mica. No, no, perché te ne occupa tu, se vuole cane, se vuole vici, se vuole pecora. Che si sta dando a palazzo una vita tu, cammina renda la strada la dosinata, cammina. Maglio, tu sta mangiando, riesci a farlo vino, e vai alla messa, mo. Come voglio accire in bacio a sta cosa qua, che mi siete portato per quegli altri là. Fammi capire come funziona innanzitutto tu martingegni qua.